Missimissimissimissimissimissimo. Un inviato specialissimo. Missimissimissimissimissimo. Che giornalista! Ciao Igo. Ciao Emanuele. Mi senti? Sì, io ti sento, te? Ok. Come stai? Cominciamo? Bene. Faccio una piccola presentazione. Salve ragazzi, diamo il benvenuto al super ospite di oggi, Igor Protti, campionissimo assoluto con 651 partite e 200 gol in carriera. 248 gol. L'unico giocatore a vincere il titolo di capocannoniere in Serie A, Serie B e Serie C. È l'unico della Serie A con una squadra retrocessa. Per me rappresenta la mia prima maglia della mia collezione. È un grande amico. Ciao Igor, cominciamo a farti delle domande? Sono pronto, mi senti? Sì, ti sento. Chi era il tuo idolo da piccolo? Io da piccolo apprezzavo tanto Gianni Rivera, che era un calciatore del Milan. E giocava con la maglia numero 10, e questo è il motivo principale per cui poi, quando sono diventato calciatore, ho sempre cercato di giocare con la maglia con quel numero. Sì, va bene, apprezzo la tua scelta. Com'è? Apprezzo la tua scelta. Grazie. Ne hai segnati tanti, ma secondo me il tuo gol più bello è la rovesciata alla Fiorentina. E secondo te qual è il tuo gol più bello? Sono d'accordo con te sul fatto che il gol più bello che ho segnato, secondo il Bari, è stata la rovesciata con la Fiorentina in Serie A nel 94-95. Però quello a cui sono legato di più è il gol dell'anno successivo, nel 95-96, quando contro la Cremonese ho fatto il gol del 2-1 che ci ha permesso di vincere la partita, ed è un gol che secondo me mi rappresenta molto per come giocavo, il mio modo di interpretare il calcio, di entrare in campo per cercare di dare sempre il massimo di me stesso, per cercare sempre di soddisfare i tifosi che mi seguivano e speravo di accontentarli, e in quel gol c'è tutta la mia voglia di non arrendermi, e quindi a quel gol sono veramente molto legato, anche se hai ragione te, quello più bello esteticamente è la rovesciata contro la Fiorentina. Ok Igor, qual è stato il momento più emozionante della tua carriera? Ah, guarda, io ho giocato per 21 anni da professionista e ho fatto l'esordio nel 1983-84 e ho smesso nel 2005, e quindi in 21 anni di emozioni ce ne sono state veramente tantissime, a volte belle che mi hanno fatto piangere di gioia, a volte brutte che mi hanno fatto piangere di tristezza, e però sono state tutte emozioni che è valso la pena vivere, perché quando si gioisce insieme ai tuoi tifosi, alla tua gente, e quando si sta male, c'è tristezza, comunque è un momento per cercare di rimboccarsi le maniche e per ripartire con forza, per migliorarsi e per non arrendersi. Ok, mi piace. Ho una curiosità, come è nata l'esultanza del Trenino Biancorosso? Allora, la risultanza del Trenino Biancorosso è nata in maniera abbastanza casuale. Nel 94-95, quando arrivò dalla Colombia Miguel Guerrero, che è stato il nostro compagno di squadra, e appena arrivato lui parlava solamente spagnolo, non parlava italiano, quindi ci spiegò che quando faceva gol loro andavano alla bandierina mettendosi a quattro zampe. E noi a Padova, la prima partita, molti ricordano quella di Milano contro l'Inter come la prima partita del Trenino, ma sono abbastanza convinto, anche se gli anni passano, che invece il primo Trenino si vide a Padova quando vincemmo 2-0 con gol di Pedone e Gerson, e andammo alla bandierina e ci mettemmo uno in fila all'altro, e a fine partita Guerrero ci disse: no ragazzi, abbiamo sbagliato, perché noi quando andiamo alla bandierina ci mettiamo sparpagliati, lui li chiamava i cagnolini, noi sbagliando il modo di esultare abbiamo inventato quell'esultanza di squadra, non l'abbiamo cambiata perché era troppo bella, infatti in quegli anni
in ogni campetto d'Italia, anche la sera fra amici, quando qualcuno faceva gol, si vedeva sempre un trenino, perché era, è stata la prima esultanza di gruppo che si è vista dalle nostre parti. Ok. Quanto ti è emozionata a fare il trenino al San Nicola il giorno del tuo primo gol in Serie A contro il Genoa? Era un momento che aspettavo tantissimo, perché intanto aspettavo il mio primo gol in Serie A, e io in Serie A ci sono arrivato a Bari che non ero neanche più giovanissimo, perché nel 1994 avevo già 27 anni, e quindi ci tenevo intanto a fare l'esordio di Serie A, che ho dedicato quel giorno a mio babbo, che non c'era più dall'anno precedente, quindi mi avrebbe fatto molto piacere. È stata una delle cose che mi è mancata, quella che mi è mancata di più, averlo di fianco in quel giorno. E però dopo l'esordio chiaramente uno spera anche di fare gol, e il primo gol col Genoa è stato anche abbastanza particolare, perché avevo cercato uno scambio con Sandro Tovaglieri per fare un 1-2, la palla invece non è stata presa da nessuno, io mi sono fatto praticamente l'1-1, dopo aver passato sono andato a riprendermi la palla, in scivolato ho fatto gol, e in porta tra l'altro c'era un grandissimo portiere come Stefano Trapponi. Sì, anche bellissimo gol anche quello. So che il tuo più grande tifoso era il tuo papà. Quanto ti è dispiaciuto che il tuo papino non sia riuscito a vederti giocare in Serie A? Come dicevo prima, quando mi chiedono che rammarico hai avuto, a volte mi parlano della nazionale. No, sinceramente l'unico rammarico è veramente quello di non aver avuto mio babbo in tribuna al giorno del mio esordio in Serie A, anche se la mia speranza è anche abbastanza concreta che, anche se non c'era in tribuna, abbia avuto la possibilità di vedermi da dove adesso. Ok, però sei stato comunque felice a giocare in Serie A? Tanto, perché quando si comincia a giocare a calcio da bambini, il sogno è quello di arrivare nella massima serie, anche se devo dire che il calcio ha una cosa bellissima, che anche se non si riesce ad arrivare in Serie A, non si riesce ad arrivare in Serie B, a qualunque livello si arrivi a giocare, ci si può divertire tanto, si può stare bene, si possono condividere momenti, come dicevo prima, di gioia e anche di delusione insieme ad altri compagni di squadra, anche facendo il torneo dei bar o anche facendo un torneo amatoriale di calcio a 5. Quindi questa è la bellezza del calcio. È chiaro che quando uno comincia spera di arrivare più in alto possibile. Sì, lo so. Chi è stato il compagno di squadra più forte con cui hai giocato? E io ho giocato con tanti giocatori molto molto forti, e anche a Bari ho avuto dei compagni di squadra forti, però mi dispiace fare dei nomi perché non vorrei dimenticare qualcuno, e quindi preferisco dire di un giocatore col quale sono stato qualche mese compagno di squadra alla Lazio, che secondo me è stato veramente un grandissimo giocatore, un fuoriclasse, che è Roberto Mancini, che oggi è l'allenatore della nostra nazionale. Veramente un grande giocatore. Dico lui appunto perché non voglio dire nessuno dei miei compagni del Bari, perché ho avuto veramente tantissimi, tantissimi giocatori molto forti e poi ho avuto un bellissimo rapporto con tutti, quindi preferisco mantenerlo. Ok. E chi è stato l'avversario più forte che hai affrontato? Anche qui scusami se non dico un nome solo, perché non è facile, come ti dicevo prima, in 21 anni di carriera scegliere un nome, però io ho affrontato i difensori più forti del mondo in quegli anni, negli anni 90, in cui tra l'altro il campionato italiano era il più difficile in circolazione, e c'erano difensori come Materazzi, Cannavaro, Nesta, Maldini, Baresi, Ciro Ferrara, e poi un altro, uno straniero della Juventus, si chiamava Jürgen Kohler, che era un difensore veramente molto molto forte. E dico questi nomi anche in questo caso dimenticandomi sicuramente qualcuno, però veramente erano difensori molto molto difficili da affrontare. Eh sì. Qual è la cosa che ti manca tu di tutto Bari? Tutto. Tutto, perché a Bari ho passato 4 anni meravigliosi,
la città bellissima, la gente fantastica, e quando torno e per fortuna qualche volta riesco a venire, anche se non è dietro l'angolo, è molto lontano, però quando vengo mi sembra veramente di tornare a casa, e c'è questo rapporto bellissimo che dura a distanza di così tanti anni. E poi ho conosciuto anche te. Sei uno dei pochi giocatori ad essere diventato l'idolo dei tifosi di ogni squadra in cui hai giocato, Bari e Livorno ad esempio. Ma secondo te perché entravi sempre nel cuore della gente? Secondo me per il tipo di gioco che facevo. È chiaro che poi i gol aiutavano, però anche dove ho fatto meno gol credo di essere sempre stato quantomeno stimato, perché l'impegno era sempre totale, massimo. Io da ragazzino, come ti dicevo, ero tifoso. Prima partita che ho visto sulle spalle di mio babbo, ero piccolissimo allo stadio di Rimini, e quindi prima sono stato tifoso. Quando poi sono diventato calciatore mi sono ricordato cosa il tifoso si aspetta, cosa vuole. La prima cosa, l'impegno massimo, l'impegno assoluto, il non mollare, e poi possibilmente anche fare le cose per bene, quello a volte ci si riesce, a volte no, però sull'impegno non si transige. Io credo che questo i tifosi delle squadre dove ho giocato l'abbiano visto, l'abbiano percepito e l'abbiano sentito. Ma di che squadra eri tifoso? Io da ragazzino ero tifoso del Milan, adesso sono tifoso di tutte le squadre dove ho giocato. Ok, e ora la domanda più importante: quanto mi vuoi bene da 1 a 10? 10 e lode. Ed è stato veramente un grande piacere quel giorno conoscerti, quando sono venuto a Bari, e aver avuto la possibilità di regalarti quella maglietta. Bene, ma ce l'ho presa sopra. Grande. Da sopra. Grande, grande, bellissimo. Grande. Ti vedo sempre, ti seguo sempre, Emanuele, seguo che vai sempre allo stadio, vedo tutte le tue fotografie con i calciatori, bravo, bello. Grazie, grazie. Bene, Igor, l'intervista si conclude qui. Ti ringrazio per la tua disponibilità e saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao, Igor, ti voglio bene. Grazie, Emanuele, anch'io saluto tutti quelli che ci hanno seguito, ti mando un abbraccio grande e spero di incontrarti presto a Bari, e ti mando un grande bacio e in bocca al lupo. Ciao. 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 In bocca al lupo. Ciao. Ciao.